Bentrovati a voi tutti. Riprende l'appuntamento settimanale con Belluno Economia, il settimanale appunto dedicato ai temi dell'industria, dell'impresa, dell'innovazione, ma anche della cultura, realizzato in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti. E Belluno Economia riprende parlando di turismo dopo questa pausa estiva e quindi con un'intervista al direttore della DMO, Giuliano Vantaggi, che traccia proprio un bilancio dell'andamento della stagione estiva 2018 per la nostra provincia. Vediamo. Sì, è stata una stagione estiva un po' travagliata dal brutto tempo, ma ha dei risultati positivi, soprattutto nel mese di giugno per alcune manifestazioni collegate soprattutto al ciclismo. Il mese di luglio è stato un po' flagellato dal maltempo, invece agosto e settembre stanno rispondendo bene. Quindi stiamo andando avanti sulla programmazione chiaramente delle prossime stagioni, sia l'inverno che l'estate prossima, e verranno creati i prodotti perché queste stagioni possano essere sempre più ampliate e sempre più numerose di turisti. Un fiore all'occhiello del turismo provinciale è certamente il cicloturismo. Il cicloturismo è una partita importante, stiamo cercando di renderla una partita fondamentale nei prossimi anni, stiamo provando un accordo col Giro d'Italia nei prossimi anni, stiamo ragionando su alcune gare, abbiamo delle gare importanti comunque che attraversano la provincia o che sono in provincia, mi viene in mente la Gran Fondo Sport, la Castelli o la Maratona delle Lomiti che passa attraverso i nostri territori. Stiamo ragionando molto anche sugli anelli di mountain bike e non bisogna dimenticare che oggi, per esempio, partono i mondiali di mountain bike ad Auronzo, una kermesse importante che richiamerà moltissima attenzione internazionale, sia mediatica che di grandissimi sportivi. E quindi questi sono eventi che fanno il bene al territorio e che ci permettono di ampliare i pernottamenti nei territori. Gli escursionisti in bicicletta vengono accolti con calore e ospitalità. Non va dimenticata però la questione delle infrastrutture. Questo è un dato molto importante perché adesso è passato anche il bando di finanziamento della regione che chiuderà il 30 di novembre per la riqualificazione alberghiera. Noi stiamo spingendo moltissimo perché arrivino finanziamenti che tutelino gli investimenti dei privati, perché la sinergia pubblico-privata è quella che fa rinascere la bellezza di un territorio, soprattutto la bellezza ricettiva che noi avevamo e che dobbiamo continuare ad avere e sempre di più aumentare. Ma quali sono i principali flussi turistici per la provincia di Belluno? I flussi maggiori, allora, nel caso dell'inverno arrivano da Polonia e Repubblica Ceca, oltre che il mercato tedesco. Il mercato tedesco la fa da padrone in tutti e due le stagioni, sia l'estate che l'inverno. Molto importante è che però noi adesso vediamo un incremento incredibile di alcuni tipi di turisti che una volta non c'erano. C'è un incremento incredibile degli americani, dei francesi e degli inglesi, cioè c'è un turismo anglofono che fino a qualche tempo fa non c'era ed è importante che noi continuiamo a lavorare su questi mercati perché si implementi questo turismo. Fra gli elementi che caratterizzano il nostro territorio vi è anche il cosiddetto turismo d'alta quota, rappresentato per esempio dalla frequentazione di malghe, bivacchi e rifugi, specie per gli amanti del trekking e del camminare in montagna nell'incantevole contesto delle Dolomiti patrimonio dell'UNESCO. Questi rifugi stanno notando negli ultimi anni anche un'internazionalizzazione incredibile perché arriva sempre di più un turismo straniero in alta quota. Questo è importantissimo, però occorre anche capire che questo deve essere gestito, nel senso che noi dobbiamo fare in modo che questi turisti poi pernottino anche a valle, che siano i punti di partenza, siano nella provincia di Belluno per degli anelli meravigliosi che noi abbiamo e che poi il punto d'arrivo sia sempre un hotel della provincia di Belluno. Se no, assistiamo molto. È un turismo che arriva al di sotto del sentiero con la corriera, arriva da un'altra parte, fa il sentiero, torna indietro e ritorna via con la corriera. E questa è una cosa che invece, su cui noi invece dobbiamo lavorare moltissimo in modo che pernottino nei nostri hotel. La gestione della promozione turistica del territorio provinciale viene affidata alla DMO, l'organismo misto pubblico-privato che ha il compito di coordinare il piano marketing dal valore di 5,5 milioni di euro elaborato dal centro di ricerca Eurac Research. Secondo tale proposta, formulata con l'obiettivo di valorizzare il potenziale inespresso del territorio, la provincia di Belluno dovrà diventare una ecodestinazione turistica organizzata, competitiva, internazionale e sostenibile. Adesso stiamo, per quanto si diceva prima, stiamo trattando la revisione dello statuto con l'entrata delle unioni montane. Questa entrata tutela i territori che vogliono investire sul territorio per quanto riguarda le strutture alberghiere e che vogliono riqualificare le strutture alberghiere. Quindi la sinergia pubblico-privato è incredibile in questo momento.
Su impulso anche della DMO, la provincia ha goduto recentemente di una particolare attenzione mediatica delle grandi emittenti nazionali. Sì, è molto importante questo e la DMO ha lavorato molto per questo. Sono arrivate moltissime televisioni, ne arriveranno ancora, cercheremo di fare degli accordi chiave con i grandi media, ma non solo quelli nazionali, anche quelli internazionali, perché alzare la visibilità mediatica della nostra provincia ci permette anche di trasmettere in poco tempo al turista che potrebbe arrivare la bellezza dei nostri territori. Addirittura ci sono delle situazioni che sono accadute in questi ultimi tempi dove per esempio alcune attività economiche sono state viste attraverso le reti televisive e sono poi state realmente visitate da turisti, alcuni luoghi sono stati proprio molto, diciamo, molto attrattivi per i visitatori finali e abbiamo visto un incremento di turismo in alcune zone. Quali le azioni messe in campo invece per il turismo culturale? Il turismo culturale si sta strutturando per quanto riguarda la DMO su un prodotto culturale che passerà attraverso le splendide iniziative del territorio. Abbiamo il distretto culturale evoluto, abbiamo comunque la rete museale della provincia, abbiamo una serie di tesori d'arte in questa provincia che sono da valorizzare. Bisogna valorizzarli dal punto di vista turistico e per quello che verrà creato il prodotto turistico non appena si inizierà con i bandi che adesso hanno iniziato a lavorare. La DMO, tracciato dunque il bilancio positivo per la stagione estiva, è già pronta ad affrontare nuove sfide, prima fra tutte l'identificazione di un brand che possa rappresentare al meglio, anche a livello internazionale, la provincia di Belluno. È scaduta l'indagine ai primi di agosto, adesso bisognerà fare proprio il progetto vero e proprio il brand, nominare la commissione che decide qual è l'azienda che vincerà questo brand. Si spera di riuscire ad avere il tutto in ottobre in modo da poter partire a livello operativo per questo bando di brand. È stata molto positiva anche la risposta da parte bellunese e le domande sono arrivate comunque da tutta Italia. E con l'intervista a Giuliano Vantaggi, direttore della DMO, si conclude così la puntata di Belluno Economia. Arrivederci alla prossima settimana.